Attenti a quei due, con l'Idan, Sempre noi due, sempre con con Lidan e Francesco. l'Idan e Francesco. Oggi parliamo Beh, sono elegante però. oggi è perfetta, oggi l'Idan veramente ha assunto il ruolo del direttore con Ho Brevella, le physique du role e anche l'estetica, insomma. anche l'estetica, Bella, proprio, mi un piace. po' di pancia, Una però bella vabbè, pancia. questo è, Ovvieremo, va bene. ovvieremo. 2 maggio, subito dopo il grande evento della ricorrenza dei lavoratori. Io non amo chiamarla festa perché non è una festa quella dei lavoratori, è una commemorazione, una grande cosa, una brutta cosa che è avvenuta tantissimi anni fa. Ieri si è celebrato il 1º maggio a Latina, l'UGL è scesa in piazza per la prima volta, un sindacato nazionale che sceglie come piazza per dimostrare, una piazza importante di un capoluogo della provincia di Secondo me Latina. anche la ripresa della piazza parte dalla destra. La destra per la prima volta, dopo lo shock elettorale di Coletta, ha avuto il coraggio, l'UGL è il sindacato di riferimento del centrodestra, di ripigliarsi la piazza. Secondo me è stata una riappropriazione, è come una sutura ad una ferita, non Però pensi? scendono i big della politica, Meloni, Gasparri, segretario nazionale dell'UGL, cioè cosa non è stata capace di fare la politica locale, dall'alto Perché si calano. il centrodestra, credo che il centrodestra locale sia stordito. Cioè, la vicenda di Coletta è come un pugile suonato, non se l'aspettava. E quindi ha dovuto chiedere aiuto al soccorso dall'alto. Ma del resto Latina è una città che nasce dall'alto, no? Viene progettata da Roma, non è che nasce perché parte da sotto, no? Parte da sopra. E quindi da sopra se la sono venuta a riprendere. Ma perché proprio l'UGL, sì, è vero che il sindacato di riferimento della destra, però perché proprio l'UGL viene a Latina e sceglie Latina? Cioè anche altre piazze del centrodestra hanno perso la loro Però identità, perché Latina è sempre stata vicina al Latina laboratorio? è stato il laboratorio della destra, insomma, un po' la destra e anche l'idea dell'UGL, no? Che era l'ex CISM, legata molto al vecchio modo di fare sindacato, un po' è stata la vetrina di questa nuova idea di un sindacato di destra e credo che un po' di orgoglio, tant'è che molti dirigenti della CISNAL, scusatemi, dell'UGL sono di Latina, per cui c'è anche un legame fisico, no? Con Però è questo anche territorio. vero che questa piazza è stata scelta perché c'è una grande crisi di lavoro, molte aziende hanno chiuso, aziende importanti anche, e quindi sono venuti, come dire, ad urlare, a far sentire la loro Beh, voce. il malato è grave, il malato intesa l'economia pontina, che è stata quella che negli ultimi anni era anche cresciuta di più grazie alla piccola e media impresa diffusa, un po' ha avuto l'effetto della crisi nel nord-est, no? Nel nord-est grande sviluppo, poi grande crisi, capannoni ovunque, capannoni vuoti. Ecco, Latina in proporzione ha avuto un fenomeno di questo genere, per cui l'UGL accetta la sfida di una ricostruzione del lavoro che secondo me ancora non abbiamo gli strumenti di capire come si possa fare. C'è una ricerca portata avanti dall'Università di Bari dove si evidenzia che c'è un calo del lavoro nei confronti dei giovani del circa il 17% di età compresa entro i 25 anni. Latina è una città molto giovane, una città che rappresenta una gioventù che doveva essere emergente, doveva essere quella gioventù che doveva ereditare anche una politica quasi fallimentare. Guarda, È per questo che probabilmente anche l'UGL è sceso in piazza. Latina ha un tessuto economico debole, ha tanti ragazzi, che, tra l'altro molto scolarizzati, che fanno domanda di lavoro, quel tessuto economico debole non gli dà la risposta e oggi è terra di emigrazione, cioè terra in cui i ragazzi vanno via. Questa è vera emergenza sociale. Io non so se l'UGL, perché non ho oggettivamente partecipato ai dibattiti che ha messo in campo l'UGL, però l'emergenza che c'è in provincia di Latina, nell'ambito dell'emergenza nazionale, è quella della incapacità di produrre opportunità nuove per i ragazzi. E questo è il vero problema, il nodo centrale da affrontare. Purtroppo, fino adesso le risposte non ci sono state. Cioè, anche il sindacato si è chiuso a difesa del lavoro che c'è, non ha cominciato a pensare al lavoro che ci potrebbe essere. È un conflitto generazionale.
i figli Velocissimamente non perché hanno trovato siamo il fuori tempo limite. È il sindacato che ha dato, come dire, ha solleticato la politica o è la politica che ha aiutato il sindacato a venire alla fine? In questo caso è il sindacato che si è fatto interprete di un'esigenza. Alla fine c'è un vuoto politico. Il 64% degli elettori sono espressi per formazioni di centrodestra all'ultima competizione comunale, quando in realtà ha vinto Coletta. Lì c'è un grande bacino di voti che qualcuno deve capitalizzare come, facendo un'offerta politica nuova. Se non lo fanno i partiti, lo fa qualcun altro, in questo caso il sindacato. Polverini c'entra qualcosa? No, Credo che non sia più nell'UGL. questo lo Ti è sapevo. sfuggita. Questo lo sapevo, ma in qualche Ma maniera. credo che ne abbia tratto giovamento l'UGL senza la Polverini, perché Polverini, diciamo, è un po' prodomo suo, eccessivamente prodomo suo. Alla prossima puntata.